A Dario Missaglia, che è stato anche per molti anni dirigente scolastico, è stato dirigente sindacale, conosce il funzionamento del nostro sistema da decenni. Ecco, io vorrei farti una domanda che sta un po' venendo d'attualità anche in relazione a libri che sono usciti ultimamente, il dibattito che c'è in rete. Molti stanno dicendo, ma insomma, il problema vero è che nella nostra scuola oramai la valutazione non esiste più, si promuovono tutti, siamo imbevuti di donmilanismo, e quindi questo ha provocato anche dei forti disastri. Addirittura qualcuno si spinge oltre, dice: ma i mali arrivano addirittura dalla media unica del 1962. Tu che cosa ne pensi, Dario, di questo? Ma guarda, ti dico subito in una battuta che preferisco altre letture per iniziare. Ecco, trovo molto più stimolante leggere le ultime opere di Moreno, rileggere quelle che ha scritto da un po', perché mi sollecitano, mi spingono a pensare, e mentre queste mi sembrano ancora, come dire, riproduzioni anche un po' stantie di una cultura vecchia, conservatrice, reazionaria, che si comprende, cioè scatta anche e soprattutto nei momenti di crisi l'idea che tornare al passato, cioè alla scuola per pochi, che era funzionante perché era una scuola delle élite, quindi di persone che non avevano un grande bisogno di trovare supporti a scuola perché li avevano per conto loro, li avevano nella loro famiglia, li avevano nei supporti e nei sostegni che le amicizie loro consentivano. E quindi la scuola era un po', come dire, il punto di passaggio obbligato per entrare poi e essere riconosciuti dalle stesse élite. È chiaro che la scuola di massa invece ha posto un problema enorme alle istituzioni della Repubblica, e cioè come cambiare, modificare le attività didattiche, gli stili di apprendimento, gli stili di insegnamento in base a una popolazione che fino allora era rimasta esclusa. Tu ricordavi la scuola media unica, era rimasta esclusa dall'accesso a queste opportunità. Questo avrebbe richiesto un'opera straordinaria di formazione del personale, di ricerca pedagogica e didattica continua, di una valutazione davvero in itinere della capacità della scuola di rispondere a questa nuova sfida, che è la sfida della democrazia, detto in sintesi. E purtroppo su questo le risposte sono state deboli, parziali, contraddittorie, ma anche importanti. Non sottovalutiamo il fatto che oggi, finalmente, quello che auspicava la riforma del 62 con la scuola media unica è diventato un fatto ordinario, cioè arrivare oggi al termine della scuola media e dell'obbligo scolastico è ritenuto da qualsiasi cittadino italiano un obiettivo normale, cosa che allora non lo era affatto e non era affatto certo che si sarebbe realizzata. Quindi lasciamo stare le nostalgie del bel tempo antico a chi di questo vive e vediamo invece di affrontare i nodi che la contemporaneità ci pone, che sono ancora questi, perché è vero che i famosi ostacoli che l'articolo 3 ci dice vanno rimossi. Ci propone e ce li ripropone perché gli ostacoli cambiano sempre, non sono gli stessi. Quindi, Missaglia, allora vuol dire che il pensiero di Don Milani è ancora attuale, ancora oggi, a distanza di 50-60 anni? A proposito di Don Milani, l'obiettivo di costruire una scuola a misura di Costituzione è ancora attualissimo perché nuovi ostacoli, in questo caso quelli prodotti dalla pandemia e tutto ciò che a questo è collegato, hanno proposto nuovi livelli di difficoltà. Ecco perché in un quadro così parlare di valutazione, sia quella verso i ragazzi, quindi di una valutazione formativa, cioè che davvero aiuti tutti ad arrivare ai migliori obiettivi di apprendimento possibili, sia quella scolastica, cioè come orientare il sistema per affrontare queste sfide e risolverle in termini positivi sono tutte aperte. Quindi il dibattito è al posto, al momento giusto. Speriamo che siano giuste le risposte.